tutta fatta in pietra. Tutto in pietra. Terre calde. L'uomo a Pedro Guzzi si è accorto che con la pietra poteva ricavare della terra. Si sono messi tutti a lavoro, ecco l'uomo formica. Ha saputo mettere pietra su pietra, ha saputo creare queste terrazzamenti, di conseguenza la vita in questo paese. Quando arrivi qua sei immerso nella pietra, già scendendo dall'aliscafo si prova questa inquietudine. Ci sono le pietre che stanno vicino al mare che sono lisce, tonde, bellissime, oppure tutte forate dal vento. E sono quelle appunto che suonano, quelle che cantano. Poi ci sono le pietre invece di montagna, quelle con la patina ancora vulcanica che sono sull'arancio. Poi c'è il tufo vulcanico nero e rosso, viola. Poi ci sono le pietre di tutti i colori, dal bianco al rosa, al nero, arancio. Stanno lì, fermi, immobili. Sembrano quadri astratti, espressionisti. E io non posso proprio impedirmi di credere fermamente che pensino. Mi sembra di sentire come un suono che non posso non interpretare come il loro pensiero. Nel 68 sono passato con un yacht qua, e mentre studiavo, ho messo piede su ogni isola e ho scelto Filicudi come luogo di vacanza per stare 2 o 3 mesi. E nel 70 sono arrivato qua per stare 2 o 3 mesi e ancora sono qua. Gilbert faceva il comandante in seconda su petroliere o su navi che andavano all'estero per tanti anni. Questa era la mia prima nave, questa era la mia ultima e abitavo qua sopra perché comandavo. 12 piani ascensori, crociera di lusso, c'era Gino Lupicida, c'era. Non si potevano fare biglietti, no? Era di lusso totale. Si è stancato e ha scelto completamente una vita diversa. Dalla Germania ha trovato quest'isola camminando. Gli è piaciuta, si è innamorato, è venuto qui e ha vissuto sempre in maniera spartana, semplicissima. Ha acquistato una grotta, l'ha trasformata in ambiente vivibile, bene, mettendo un po' di calce, un po' di cose per poggiare sul terreno direttamente delle suoie o qualche materasso. Si è creato il suo piccolo ambiente di cucina. Adesso faccio l'impasto. Io ho 2 stewardess, uno mi portava un po' di caviale, poi l'uovo alla cocca, no? Si metteva un po' di... E così ero abbastanza avviziato, no? E quando sono arrivato qua c'era quasi la fame, ma quello che si mangiava era di prima qualità, perché si coltivava l'orzo qua, ogni casa faceva il pane, poi le persone anziane mi insegnavano come si sopravvive qua. Se voglio proteine vado giù in spiaggia e mangio le alghe, le mangio patelle, ufali. Non devo neanche ammazzare un animale. E allora si diceva che si campa d'aria. E io ho imparato a campare d'aria un po'. Allora, Tony, io voglio sapere tutta la storia. A pietra, i pietremolini, come si facevano i mura, come era l'ambiente una volta, tutte queste cose. Si faceva tutta di scarpella, facevano i mura, facevano i pietre, facevano tutto. Erano uniti, tutti assieme, fra loro salutavano, uno con l'altro. Era tutta terrazzata fino alla cima della montagna. Tutta terrazzata loro sfruttavano e coltivavano intensamente per poter continuare a vivere. Come si fa se un grano se cade tutta pietra?
ancora erano in tanti questi uomini, però come formica, a poter caricare la pietra addosso, cioè sulle spalle, per mettere pietra su pietra e creare questi piccoli o grandi terrazzamenti. Quindi la sopravvivenza in principio, poi finalmente la vita, perché coltivavano la terra e vivevano, se non bene, dignitosamente. C'era un'armonia eccezionale, rarissima oggi. Si aiutavano dappertutto. Prima c'era, era tutto coltivato, c'era vigne, c'erano capre, c'erano fiche. Ed era bello coltivato, si mangiava, si beveva così. Il mazzo di una volta doveva pensare molto di più perché non aveva mezzi moderni, no? Facevano i pugni, i piedi, i scarpelli, la pierna facevano in piedi. Dei grandi uomini, artisti si può dire, perché loro hanno capito e trattavano la pietra con tanta arte, cioè l'accarezzavano la pietra, non è che veniva buttata oppure accarezzata, messa a dimora, cioè con tranquillità. Capisci, questo appunto l'uomo formica la portava, la mettevano adagio adagio con tanta arte, con tanta affettuosità. Rompevano queste pietre, queste rocce a pezzettini e li mettevano sull'altro con pazienza, con milioni di pietre hanno fatto questi terrazzamenti. Sopra si chiamavano lenze, mentre il muro si chiamava casce muro, cassa da muro. E questo non da ora, partiamo dai greci, perché ci sono mura greche. Il rispetto che gli isolani hanno è perché in tutta la loro possibilità di starci è stato in rapporto alla pietra, poter costruire le case, le strade. Tutte le case prima c'era un palmento e un mulino, o quello con che girava l'asino o la mucca, oppure un mulinello a mano che due o tre persone giravano questa pietra piccolina, tutte fatte con la pietra. Quindi la pietra si può dire che faceva parte di una qualche cosa di importante nella famiglia eoliana, siliculiana, la pietra. Qua c'erano i frantoi, quattro frantoi. Ora hanno scomparso tutti i quattro, perché l'hanno portata alla Manicella, lì si trova all'ultimo zero. Poi è arrivata la guerra. Tutti i folcolari dopo se ne sono andati in America, in Australia, in Argentina. Si vede una potenza di lavoro impressionante dell'utilizzo della pietra, cosa che certamente è un patrimonio che piano piano la montagna riprenderà il suo stato originario, tutto ritorna come prima, questa è la storia della materia. Se l'uomo non la modella, la materia ritorna come prima e la montagna ritornerà alle sue origini. Ora è qui che mi sto anche costruendo la mia casa. In pietra. In pietra. Che spacca i pietra ora? Sono Bonicaelio. Sono nato a Filicudi il 20/10/1955. Lui è veramente un mastro nella pietra, sa bene come si spaccano le pietre dagli antichi, dai vecchi e dai vecchi. Vedi, questo è un architravo, mentre le persone moderne di oggi che fanno le case mettono il ferro e il cemento, invece lui fa vedere la bellezza della pietra vulcanica in tutte le case che lui fa.
Elio, allora, prima quando tu eri piccolino, gli anziani come ti spiegavano che si doveva rompere la pietra quando eri piccolino? C'era un paletto, tipo questo qua, però era più lungo. Allora, spieghiamoci una prova. Allora, metto così. E va girando. E andavo girando. Un buco così, diciamo da 10 cm, ci voleva almeno più di 2 ore. Per poi mettere quei pugni, il pugno e spaccare la pietra. Loro pensavano, intuivano dove si trova la vena e poi davano i colpi giusti. Perché se sbagli la pietra non si rompe. Gli antichi cercavano la venatura perché non avevano gli strumenti che abbiamo adesso. Adesso abbiamo più strumenti, diciamo meglio, tecnologia moderna, e non cerchiamo la venatura. Io ero un ragazzino e sono riuscito a convincerlo di fare casa in pietra. E lui l'ha fatto. Per questo lui mi vuole tanto bene, io e lui, perché quella casa durerà. Ma perché tua moglie ti chiama l'uomo pietra? Un po' tutti lo chiamano l'uomo pietra. Vabbè, penso che a Felicuti la maggior parte dei muri a secco a pietra l'ho fatto io, diciamo in questa generazione.